Prova, 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 prova! E non è colpa, tutte le volte si resetta sto cazzo di OBS, maledetto, maledetto. Comunque, si sente, beh, ok. Perché sei qui, drastico, eh? Perché sei qui? Non sei a giocare al tuo gioco di ruolo preferito, eh? Eh? Vattene via! scherzo, ovviamente. Puoi rimanere quanto vuoi. Eccoci, ci siamo, benvenuti, bentornati. Buon sabato a tutti, io sono Luca, questo è il canale Video Giuoco e infatti oggi videogiochiamo a Prince of Persia, lo continuiamo. Una live a settimana, lo finiremo probabilmente tra. Se lo finiremo, visto che ormai siamo famosi. Alle 16, ignorante, non ricordi mai niente, il tuo patetico tentativo di farmi andare via per mascherare la tua incompetenza sono miseramente falliti. Dove sono gli alert vocali che ho pagato? Ci sono gli alert vocali che hai pagato. Ci sono! Sono riuscito a sistemare il problema e mi ha fatto abbastanza imbestialire perché poi alla fine ho guardato tutto, poi mi bastava disattivare il bot che diceva essere connesso, ma in realtà non era connesso e quindi ho dovuto cliccare tipo disabilità, abilità e da lì sono partiti. Tipo la mia reazione in quel momento. Spacco qualcosa. Era così triviale come problema. Beh, ma il problema è che l'avevo già provato a fare questa cosa del disabilità e abilità, solo che non aveva cambiato nulla. L'ho fatto una seconda volta e lì ha funzionato. Quindi io sono rimasto un po' così. Il bot si era licenziato senza dare le dimissioni, esatto. Tra l'altro ho visto ultimamente va molto di moda streamer.bot, che è un altro bot praticamente dove si possono impostare un sacco di cose carine, anche tipo far partire cose a schermo, eccetera. Quindi, boh, ora vedo se mi metto al posto dei stream elements, provo a settare streamer.bot, vedo un po' se si può programmare qualcosa, perché mi piaceva implementare qualche funzionalità extra nel nostro bot, visto che alla fine stream elements non fa niente se non far partire i suoni. E poi non mi piace che quando uno fa partire il suono venga quella scritta lì, tipo drastico cicciotto e correttamente riscattato lino per 0 points, elements ok. Quella scritta con stream elements non si può praticamente cambiare, almeno non ho trovato il punto dove cambiarla. Quindi boh, il mio bot era grossolano come te, sì, a quanto pare sì. Comunque, avviamo Prince of Persia, dai. Che non è che ho tanta voglia di giocare a Prince of Persia. Però, giochiamo a Prince of Persia. È troppo alto? Una ferma qua con la musica. E sai, quando... Allora gioco a Danganronpa 2. Ci stavo pensando infatti di avviare Danganronpa 2 invece che Prince of Persia. Comunque siamo alla seconda live e siamo già al 22% di Prince of Persia. Quindi nulla. Dove cazzo sono? Come si gioca a questo gioco? Come si gioca? La schermata! Ancora? Perché ne è partiti due? E allora, interagisci. Amuleti, vediamo che amuleti abbiamo. Abbiamo questi amuleti, manco li leggo, non mi va. Onde di Atra. Ah, già, abbiamo l'Atra livello 2. Ma visto che non ho usato mai quella lì verso l'alto, proviamo a usare l'Atra livello 2. Ora andrà avanti per sempre, spero non mi dire che andrà avanti in eterno. meno male si è fermato. Ah!
Cristallizza la tua posizione con L1. Torna. Ah, già, è vero, adesso abbiamo questo potere. Abbiamo il potere. Ok, quindi là non ci posso andare. Come si faceva a correre? Ah, mannaggia. Così. Ok, attaccare così. Attaccare verso l'alto. Qui abbiamo l'arco. Tondo non fa niente per ora. L2 più triangolo, L2 più quadrato fa l'attacco speciale. E con L2 si perria. Va bene, simple enough. Io voglio crocodile. Da un po' le voci non venivano dita su questo canale. Maledetto! Ora ti banno, eh. Ok, quindi anche qua penso che io debba avvocare la cosa per... Ah! Per poter salire in alto. Qui in basso non c'è niente. Va bene. E nulla. Come faccio a mettere la mia ombra lì, però? Ok, posso fare così, sì. È che adesso non posso più scendere. Ovviamente mi sono autofregato. Io volevo andare a vedere di là cosa c'era, ma adesso non posso più scendere che ho fatto questa cosa. Quindi vediamo qui cosa c'è. Come si faceva a fare lo scatto? Lo scatto, lo scatto. Ok, sempre con R2, perfetto. Ok. Ma che vuoi? Ma stai zitta! Udevante, Lino! Tell me the truth. Did you kill Prince Hassan? What? No. Varum did. Sentite, vero? Tra l'altro, guardate che bellissimo corpo che ho. Aspetta. Aspetta. Sedia non si abbassa più. Ah, perfetto! Sargon! Hai ucciso tu il principe Ghassan? Sei stato tu? O no? Fatto abbastanza buffone. Possiamo andare avanti. Nait, I would not lie to you. Where is Anahita? Dov'è I Anahita? don't know, Nait. I did not kill Hassan. Ma anche se l'avessi fatto, ma togliti dalle palle e vattene via, cioè. It's just Varum told us a di Prince Hassan is dead. Sargon killed him. Wow. What? Varum, this sounds like nonsense. I can't believe it myself. Where is Sargon now? He fled with Anahita. He sides with the prince gone. Persia is threat. If there's anyone fit to lead. What about Queen Tamiris? Famine, drought. She's had 30 years to prove herself. I am no leader without you. But together, we can restore Persia. My bow is yours, Varum. Huh? Yeah. Persia, people. It pains me to say this. Varum. We must stop Sargon and. By any means. You all agree to this? Agree or disagree? It's high time to trim. Find them. Of course. Va They all bene. believed him. Except me. And. He has always believed in you. You can't stay here. I can feel Rud. So. This is the end for the. The end is not yet written. Stay on the move. E se ne va. Va bene. Anche io volevo andare a vedere cosa c'era lì in basso a sinistra. Non ci potrò mai più andare adesso. E tra l'altro adesso che cazzo devo vedere qui? Anche okay, vabbè, lì non c'era nient'altro. Vabbè, lì a sinistra. Ok, perfetto, perfetto. Buono, buono, buono. E adesso saliamo e andiamo là a destra a vedere un po' cosa c'è. L'ultima volta siamo caduti nelle profondità delle viscere, o meglio, ci hanno buttati nelle profondità delle viscere. E quindi adesso dobbiamo risalire, un po' come succede in Hollow Knight, anche se non sono le viscere, ma è Nido Scuro. Però più o meno siamo lì. Ah! Perché guardo la chat? Porca puttana!
Ok, sì, si va a destra. A meno. Ok, vai su. Non posso andare giù? Certo che posso andare giù. Faccio così. Vado su e poi... Wattà! Ok, lì non ci posso andare. Hi, Sargon. Ciao. Acquista mappa 50? Ma sì. Beh, non ce l'ho già la mappa di... Vi consiglio di vedere su Telegram. LOL. Ai ai, marziani hanno sostituito il corpo di gioco con quella marziana che non è più cicciotto come lo volete. Come faremo? È bellissimo. Grazie, grazie. Lui sarà la nuova Bond Girl con quel fisichetto, esatto. Ma guarda lì, adesso possiamo vedere tutto, 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 tutto. Quindi la parte bassa l'abbiamo già visitata tutta e sono contento. Qui c'è qualcosa, eccetto luoghi segreti e altro ovviamente che... Ok, tiriamo questa leva, almeno possiamo tornare. Perché sono avvelenato? Perché sono avvelenato? Ok. Va bene. Queste maschere mi fanno molta paura. Lì c'è un paletto, ma come fa a lasciarmi? Ok. C'è una... una monetina di... di Cersei. Ok, quindi qui ci sarà un timer per fare questa cosa. Proviamoci. Perfetto. No, ho sbagliato. Easy. Ok. Quindi basta, tutto qui era? Ma c'era tutto qui. Era tutto lì. Anche qui penso che io debba fare così e poi andare giù e poi andare su e poi ritornare su. Che casino. Ok, perfetto. E qui a destra c'è una strada effettivamente da visitare, però lì torniamo in... facciamo tutta sta parte sinistra prima, va? Ora qui avevo già esplorato, quindi andiamo lì in alto, almeno forse avevo esplorato ma non potevo continuare, non lo so però. Cioè dovrei riesplorare tutto in realtà, per essere contento. Però vabbè dai, non è che ci interessa molto stare a esplorare tutto. Maledetto. E basta. Ah, non ti fanno niente, le... Perché? Ottimo. Ottimo. Oh mio Dio. No, madonna, perché casco sempre nel... nel veleno? Non ho pazienza io, non ho pazienza per questo gioco. Ok. Andiamo su. Quindi Pasquale tra 10 minuti ci lascia. Pasquale, perché ci lasci? Perché non resti qua con noi a farci compagnia invece di andare a giocare con i tuoi amichetti in quei mondi fantastici? Eh? Stai con noi. Cos'hanno loro che noi non abbiamo, eh? Qualcosa? Eh sì che c'era qualcosa. Ok, qui si sale. Quindi andiamo in là. Ma tu sei un maledetto. Quindi devo fare così.
Attaccami! Attaccami! Che cazzo è successo? No. Non voglio morire. Ok. Ok, mi fa comunque male. Ok, va bene. Ma vieni di qua. Però porca puttana. Ok, abbiamo fatto fuori. Non ci si può andare. Qui c'è un vasetto che non contiene niente. Tutto questo per un po' di cucuzze e aver incontrato un nemico nuovo, che male non fa. Un po' di variety. Ok, ora si può andare in alto. Se non mi ricordo, infatti l'ho saltato. Può andare in alto, ma l'ho saltato. Dov'è? Ah, era qui. Va così. Ah, ok, non si può andare in alto, quindi. Ottimo. E come faccio io ad andare di là? Non posso, comunque, nemmeno col potere nuovo, perché non ci posso mai andare. Forse c'è una finestrella che non ho visto. No, non mi sembra. E niente, e quindi RIP. Meno per ora. Finché non trovo un teletrasporto o qualcosa del genere. Aia. Ma almeno abbiamo visto cosa c'è sotto. Anche lì in alto c'è qualcosa, però. No. Non ha ste piattaforme. Ok, vuoi morire? No. No, perché mi sono buttato così a cazzo di cane sotto? Lo sapevo io. Madonna, che palle che fai. Basta a vedere, ci muoio, qui. Ok, una filastrocca persiana. Quasi morto. Vediamo di tornare all'alberello. O meglio, nah, mi fa fatica. Quindi andiamo a destra. Certo, se becco un pochino di veleno sono morto praticamente. Comunque, come vi va? Che state facendo in questo sabato? Siete... Oh! State elaborando qualcosa? State lavorando? State studiando? State complottando? State giocando? Perché adesso posso andare qui sotto effettivamente, anche se con questa vita rischio la morte, tipo. Perché devo capire bene come funziona sta cosa. Spero che qui sotto non ci sia del veleno. E infatti c'è. Comunque a sinistra che cavolo c'è? Niente. Andiamo a destra. Nuova area, catacombe. Ok, ok. Aia. Nuova area, catacombe, non mi piace per niente. Molto creepy. Almeno spero che non ci sia più il veleno.
Alberello, please. Alberello, please. Certo, è strano che non ci sia nemmeno un nemico. Andiamo piano piano. C'è tutti sti scivolini. Eccolo! Buono, noi ci siamo curati. What do we have here? A traveler who seems to know the way but is forever led astray. Eh sì. I can enlighten you if you wish. I can light your way through some of Mount Ca- How could I refuse? I'm not afraid of the dark. Va bene. E come... Com'è che tu mi mostri la via? I'm not... Va bene. Nulla. Forse... Lo farai in automatico? Beh. I've come to... Ah, grazie. ...as promised. Che si lavora, non c'ho voglia. Devi. Chi è che ha voglia di lavorare? Se ritorno là posso saltare. No, ovviamente no. Quanto siete forti? Non sono tanto. Ah! Sapevo io. Non sono tanto forti. Sicuramente sono più fastidiosi. Ma che bellina questa parte tutta al buio. Un altro alberello, ma siete troppo gentili. Non ho incontrato nemmeno un mostro. Ah no, quello mi dice che succede l'alberello. Giustamente, quello da dove vengo. Sotto scena. Un'altra via. Quindi non è detto che sputino fuori insetti. Dipende. Non so perché, ma quest'occhio non me la racconta molto buona. Secondo me tra poco ci abbandona. Ok. Lì c'è un segretino. Ora siamo del tiara modellato su immagine di... Varxata, dio del sole, ha ancora un riflesso dorato. Ok. Possiamo andare in alto. Non so, io sto andando molto a caso per ora. Poi andiamo un po' a giro a vedere tutto quello che c'è. Mi sto muovendo molto random. Cerco di fare prima la parte alta. Ah, sputano anche, eh. Sono degli alien praticamente. Che cos'è questo affare? Aia. Ah, quindi una porta che va colpita per aprirci la via. Ma mi sa che scappo comunque. O meglio. Sempre quel figlietto maledetto. Che non posso andare, mi servirebbe un doppio salto qui per passare. Gli affari comunque mi tolgono troppo. Infatti. Cioè, mi tolgono tutta la vita, sti cazzo di affari. Con due colpi. Certo, strano che comunque non perdiamo niente alla morte in questo gioco. Una cosa molto strana. Cioè, non mi stanno punendo per essere morto troppe volte. Non ti tolgono né vita, né ti fanno perdere le monete. È una meccanica che... Boh... Forse non è... Cioè, l'apprezzo forse un po' di punizione.
invece che non punirti proprio. Perché effettivamente va bene che magari il gioco può essere difficile, quindi hanno deciso così per non stressare troppo i videogiocatori. Però insomma, non punirti proprio per la sconfitta ti fa perdere anche quel senso di paura che uno normalmente ha giocando un Metroidvania, no? È vero che i Metroidvania classici non penso ti facciano perdere nulla alla morte. Cioè, in Metroid non ho mai visto una meccanica del genere dove se muori perdi qualcosa. È più un... quella è più una meccanica Souls-like, effettivamente, che quando muori ti vengono tolte delle... Qui... Anche qui mi servirà un'abilità per sfondare. Quindi forse Hollow Knight ce l'ha, ma per il motivo che sappiamo, siccome è un gioco più ispirato a... cioè prende ispirazione anche da delle meccaniche Souls e le fonde a delle meccaniche Metroid, quindi questo magari invece può essere più un Metroid classico. Anche se anche qui Metroid classico non lo definirei, più un Metroid action. Sono fastidiosi questi nemici. Ma quanto vita c'hai? Forse devo perriarlo. Oh no. Palle. Dai, l'avevo perriato. Anche qui pensavo di averlo perriato. Oh. Finally. Questi nemici sono un po' così. Basta picchiarli forte. Ah, ok, qui ci si apre lo spazio di sopra, perfetto. Però io voglio continuare di là. Anche qui la mappa di questo Prince of Persia è molto semplice. Non è così intricata, ecco. Certo, ancora ho visto poco, eh. Che fa questa leva? Ah, ma è impossibile questa cosa. Neanche se metto l'ombra qui e vado lì riesco a passare. Ah no, invece sono riuscito a passare. Ok. E qui uguale, immagino. Perfetto. È abbastanza lineare questa mappa. Va bene che ci sono tante 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 strade da poter percorrere. Però, nonostante questo, ogni strada non è così intricata, ecco. Non so se avete capito cosa voglio dire. Vedete com'è? Anche adesso scendiamo per questa discesa, no? È tutto molto... vai a destra, vai a sinistra, vai a destra, vai a sinistra, ti compare il nemico. In alto si può andare? Ok, no? Una cesta. Ok.
l'altro è anche molto semplice da giocare. Cioè, per assurdo erano più difficili i nemici a inizio gioco che adesso. Even my light cannot shine beyond the place of its beginning. Goodbye, Sargon. Okay. Nice one. You found another path in the depth. Va bene. Cioè, siamo già arrivati dove dovevamo arrivare, praticamente. Che succede? Com'è possibile? Non c'è un posto per viaggiare rapido. Certo, voglio esplorare ancora tutta la parte a nord di questo luogo. Anche se mi servivano dei doppi salti, mi sa, per continuare a esplorare in alcune parti. Proviamo a vedere qua cosa c'è. Andiamo un po' a casaccio. Male non ci fa. Cioè, ci può fare del male sicuramente, ma insomma. Perché abbiamo paura di morire, visto che non perdiamo niente alla morte. Qui ho bisogno di un modo per sfondare questa parete, appunto. Sargon, are you? Oh, crumbs and sour skies. You're not ready to enter the pit of eternal sands yet. Okay. You will need more of the Simorgh's power just to break the seal to the pit. To meet the darkest of souls and strike a deal to save your friend, you must show proof of courage and courage and cleverness. Listen carefully. Among the trees, a challenge awaits. A daunting path where courage tempts fate. Beneath the boughs, secrets lie. And? A labyrinth. Where knowledge finds its home. Within winding aisles, with cleverness and guidance, nope. I'll prove I have what it takes to save Hassan. You are driven and spirited. Use your eye, thingamawatsit. As for me, I don't want to be here when all hell... What do you mean, when all hell breaks loose? I do want to watch, though. Usa l'attacco con Karia, ma doveva prerompere il sigillo. Ok. Quindi lo posso o non posso rompere il sigillo? Non capisco. Mi ha detto, non sei pronta per rompere il sigillo. E poi premi l'attacco con carica per rompere il sigillo. Pip! Ok. Ecco, però questi ovviamente non posso romperli perché in qualche modo devo attivare questa piattaforma che non so come si attiva. E andiamo di qua. Una cosa bella è che questo gioco ti dà comunque la possibilità di andare sempre avanti, sempre avanti. È molto figo. Certo. Qui questi due ascensori. Alla fine o prendo uno o prendo l'altro. Non posso. Ah, però vanno. Ecco, infatti. Vanno in posti molto diversi. E questo è salito molto. Cos'è? Un altro incavo. Cioè un portamuleto. Buono, buono. I portamuleti fanno sempre comodo. È per questo che fa... Ok. È per questo che fa bene a volte... Qua? Se lo seguo? Ah, ok. Ok. Per questo che fa bene a volte andare lineari. Perché andare lineari... Cioè sempre dritto, a volte ti aiuta. Aspetta, qui c'è un buchino. No. Allora non ci posso andare di là, mi sa. Ma io non posso continuare di là oltre. Si può soltanto andare da sinistra a destra, non il contrario. Quindi si scende. Ah, qui a sinistra c'era un qualcosa. Mi era sembrato di vedere. Forse era semplicemente un'immaginazione, è possibile. Anche lì si può tornare solo indietro, quindi facciamo sta stradina. E qui non si muove niente, per fortuna.
Quindi si muore. Ah, le mine. Ok. Perché tutte ste mine senza... Scusa, ma io vorrei... Ok, non posso comunque. Forse posso portarci questa, ma non mi segue. Non posso prendere gli oggetti. Eh no. Quindi mi sa proprio che non posso farlo esplodere questo. O meglio, forse c'è un modo, ma... Ora come ora mi viene in mente. Ok, saliamo. Ah, oh, ciao! Dammi la mappa. Porto sommerso. Ho capito. Che cos'è sto porto sommerso? Un labirinto gigantesco. Quanto è grande quest'area? Tantissimo. Va bene, va bene. Ok. Trova due nuovi poteri del tempo. Ok, tra l'altro guardate quanti segnalini ho di aggiornamento delle quest lì centrale. E qua c'è ancora da prendere e staffare. E poi c'è ancora da esplorare tutto bene lì. Un casino. Un casino! E dovrei esplorare bene anche lì. Effettivamente, io sto andando avanti così. A caso. Vabbè, per ora saliamo. Per ora c'è poco da fare. Seguiamo la strada. Non ho più archi. Non ho più frecce al mio arco, devo dire. Però comunque... Madonna. Quanto male vanno fatto. Ok. E vediamo se si può salire. Sì, si può salire. Quello cosa apre? Ah, una trappola! Davvero apre... Cioè, carica una trappola sta a fare. Ok, va bene. Non mai aveva fatto un attacco specials? L'alberello. Sono molto belle le ambientazioni. Purtroppo mi aspettavo un po' più di fascino, ecco. Non ci diciamo che non sono così affascinose. Affascinanti. Queste sono molto fighe. Però sai, un'antica Persia, non rovine quello. Insomma, potevano forse essere un pochino più... più ricche. Aia.
fai lì? Ah. Qualcosa di più con le scene. Sì, forse sì. Ah, più che altro perché, vedete, sembra tutto un po' puro. Stiamo giocando a ultra, tutto al massimo, eccetera. Sembra un po' a volte smarmellato. Vedete anche queste texture per terra. Un po' vattato, ecco. Un po' annacquata la visuale. Ovviamente, vabbè, non è Hollow Knight che ha tutti i disegni a mano, quindi non perde mai niente di qualità, praticamente. Perché se ogni area è disegnata a mano dall'artista, ovviamente non può perdere la qualità, no? Invece qui, magari, rispetto all'area che ha ricevuto più o meno cura... Comunque anche Hollow Knight poteva essere uguale, cioè... Poteva avere aree più o meno curate, eh? Aia. Ok. Sta parte non era così semplice. Cos'è? Nuova skin ottenuta, Corallo. Cambia l'aspetto di Sargon e equipaggia nuova skin nel menu personaggio. Subito. Dove si mettono le skin? Non me lo ricordo già più. Ah, tra l'altro non stiamo trovando dei petali mai. Cioè, non sto mai trovando petali di Soma. Di Soma, giusto? Sì. Storia... Oggetti della storia, ok. Sistema no. Personaggio. Ah, skin con triangolo. Che cazzo di skin è questa? Cambia completamente. Cioè, è più... Cambiano i colori, praticamente, del nostro personaggio. Non lo so, mi piace più spirito guerriero per ora, effettivamente, piuttosto che quest'altra skin per farlo diventare rosso. Rosso, beh. Proviamola per un po', dai. Siamo praticamente Goku versione Kaioken. Vedete che qua non posso più andare, immagino. Cioè, io ho bisogno di, per salire, di un doppio salto. Per sfruttare bene questa mappa. Infatti, il brutto, come dicevo prima, sì, a volte conviene andare lineari. Altre volte, invece, è un po' una perdita di tempo. Perché, comunque, sì, adesso per andare lì in alto, io dovrò per forza... tornare qua quando avrò una certa abilità. Quindi se la mappa di un Metroidvania non è costruita benissimo, è necessario poi fare molto backtracking per andare a esplorare tutte le parti di essa. Andare sotto, infatti. Vieni qua. No, non ti posso colpire. Era bellissimo se potevo colpirti. E nulla, questi nemici sono temibilissimi, quindi cercherò di evitarli fino alla morte per ora. Ecco, vedete che a volte... Boh, ma è potentissimo questo attacco, l'abbiamo fatto fare un colpo. Dovrò usare i colpi caricati molto più frequentemente, a quanto pare. Soprattutto quando lo rilascio al momento giusto, vedete che... Dico. Ok. Ok, in alto non esiste un colpo caricato. Cosa facciamo? Andiamo in basso? Andiamo qui a sinistra? Qui a sinistra sicuramente ci ricolleghiamo all'altra parte della lampa, quindi ci andrei dopo. Proviamo a vedere qui in basso nel pozzo cosa c'è.
Madonna. Fastidiosi, eh. Ci ha salutato. Poi posso anche perriare. Non so se posso perriare tutto, ma okay. Vabbè, quest'area praticamente era soltanto gioielli. Nulla di che. Soltanto soldi. E nemmeno tantissimi poi. Se sbaglio, prima i nemici ci lasciavano anche qualche monetuzza. Ma davvero soltanto gioielli? Non è che mi perdo io qualcosa che sbrilluccica? No. Ok, e che si risale. Ok, adesso direi che possiamo... Ora lì c'erano delle porte, ma mi sa che non potevo aprire. Qui si poteva andare soltanto da destra, quindi no, mi servirà sicuramente un'abilità, doppio salto o qualcosa. Infatti qua c'era un viaggio rapido. Là non mi ricordo se ho provato ad andare in alto, però comunque possiamo tornarci veloci perché abbiamo il viaggio. Quindi andiamo qua a sinistra, dai. Anche che serve per resettare la trappola. Non c'è nulla. Si va forte. Questo è un casino. Pensavo che si rialzasse quello lì. Un altro alberello. Grazie, perché sto per morire. Ora là a destra c'è qualcosa? Oh, strane ste cose, che non c'è nulla. Perché mi sto perdendo un sacco di strade segrete. Nice one. You found another. Ok. I've come to enlighten you as promised. Quindi siamo tornati nelle catacombe, infatti. Per forza di cose. Ho fatto fare un bel giro prima di tornarci, ma... boss? Un granchio cattivissimo! Aia. Questo granchio viene direttamente da Metaslug, praticamente. Aia. Ah, non potevo andare oltre. Perché io vorrei andare oltre questa chela. Aia. Madonna, l'ho scusata schivata quella. Tantissimi. Ah! Non serve il doppio salto a volte. Sottovalutando troppo e questa cosa mi sta costando la vita. Il granchio gigante ci lascia.
Oh, moneta sbloccata. Agonia atroce. Nemici sconfitti generano un'esplosione di piccole dimensioni che infligge pochi danni. Non è molto invitante, questo amuleto così. Cioè, i nemici sconfitti generano un'esplosione di piccole dimensioni che infligge pochi danni. Cioè, poteva almeno avere grandi dimensioni e pochi danni, oppure piccole dimensioni ma grandi danni. Invece no, piccole dimensioni e pochi danni. E allora che cazzo lo metto a fare? E come vedete mi serve qualcosa per saltare in alto. Qui sono tornato. Aia. Ah, perché sto? Perché voglio morire? Io se scappo. Così lì c'era una bellissima. Ah, un altro viaggio rapido, thank you. Amuleti, sì, ma non ci interessa. Tra l'altro, scusa, perché posso metterne due, tipo? Perché questo mi segna... Ah no, questo ce l'ho già, ok. E aumenta la potenza di attacco corpo a corpo quando assoluta al massimo. Se no, verrà un quarto attacco al termine della convenzione standard, ok. E protegge una volta da un colpo mortale, molto figo. La sua piccola parte di danni subito in altra accumulata. Metto quello della lupa, va. E aspetta, fatemi togliere quello del veleno, perché non è che mi serva tanto adesso. E a questo punto, no, salute massima mi interessa. Agonia atroce, questo qui delle esplosioni, me. Attacco a capo a corpo eseguiti in aria, potrebbe essere utile. Ovviamente la potenza di attacco a capo è una salute al minimo, al massimo, scusate. Regge una volta da un colpo mortale. Vabbè, devo forse tenere questo della cura. Mi piacciono questi amuleti. Comunque, questo che mi cura alla parata fatta, secondo me è molto, 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 molto utile. Ok, ci siamo sbloccati un altro viaggio rapido, che male non fa. E adesso possiamo andare a destra. Ah, va bene, qui sono tornato praticamente dove non potevo continuare. Lì in alto non ci posso andare, forse l'unica strada rimasta è questa qui. Poi potremmo anche continuare lì e vedere se possiamo andare in questi luoghi, meglio in quello. No, qui era bloccato dal muro. Qua uguale, non potevo andare perché forse manca il doppio salto. E qua l'unica cosa è diciamo, vedere se posso andare qua. Però prima c'è anche questa stradina qui nascosta. Quindi andiamo a vedere. Ok. Cos'è sta a fare? Ecco, dove sono queste piattaforme? Non so ancora. Ah, ok, semplice. Onda d'urto. Crea una piccola onda d'urto alla distruzione dell'ombra cristallizzata al teletrasporto. Equipaggia gli amuleti presso un albero di Wakwak. Questo potrebbe essere carino, effettivamente. Ho trovato un amuleto extra. Ora, pianificazione. Tutta st'area, beh, forse ci potrò andare dall'alto, visto che sotto le radici si nasconde qualcosa, no? Qua uguale, mi sa che non ci posso ancora andare lì. Lì in alto non ci posso andare. Forse proprio qua devo andare. Qui in basso devo scendere.
e fare tutto questo percorso per sbloccare un potere extra? Non lo so, non mi è ben chiaro quale sia la strada giusta da intraprendere per continuare ad andare avanti. Qui ci sono gli alberi, le sewers le abbiamo fatte quasi tutte, c'è tutta questa parte a sinistra che sicuramente nasconderà robe favolose. Potremmo andare a prendere sta cosa però, anche se non so da dove arrivarci. Forse si fa un giro tipo la sfida. Quindi sì, potremmo andare a prendere quella cosa. Comunque dovrò tornare nella foresta e scendere da qui, immagino, al porto sommerso. Ok. Quindi nulla, torniamo all'alberello, al viaggio rapido. E risaliamo, andiamo a esplorare altre aree. Ma non rompere le palle. Anche perché forse è arrivato il momento di andare a potenziare qualcosa. Non lo so se possiamo, eh? Sicuramente possiamo potenziare gli amuleti ed è una cosa fighissima di questo gioco. Ok, qui al porto non mi interessa. Volevo tornare... qua. La prima volta che vediamo il viaggio rapido, tra l'altro. La mia luce non può shine beyond the place of its beginning. Goodbye, Sargon. Ok. Allora, andiamo in basso. Vediamo un po' cosa c'è là. Un altro collezionabile. Ogni tanto a girare per la mappa rivedo roba che scintilla. Ok, questo siamo diventati più forti noi o se erano sempre così scarsi. Una combo si uccidevano? Possibile. No, sono sempre uguale, infatti. Possibile che qui non ci eravamo mai stati. Eh no, perché non potevamo fare questa cosa. Altro perché dovremmo andare sotto. E qui è chiuso, ok. Già fatto. Quindi qua c'è un materiale che serve per potenziare. No? Che sta succedendo? Paura? Ok. Ah! Che culo, che ho agito in tempo. Ok. Che figa sta sfida, mi piace. Ah, già finita. Vabbè. Era bellino per ora. Minerale grezzo. Ok, materiale prezioso, ben costituito in un forziere della cittadella, portala a Caeva per forgiare un manufatto potente. Manufatto potente! Andiamo. Tanto sì, queste missioni secondarie dovrei farle un po'.
Guardate, c'erano molti più nemici, no, in queste zone. Capisco perché poi hanno smesso di buttarmene tantissimo. Infatti dico, è molto più difficile all'inizio. Si aveva un poca vita e meno possibilità di muoversi. Ok, allora, mi conveniva riandare a fare il viaggio rapido? Forse sì. Qua invece, questa stradina tutta nascosta e basta, però andiamo a vedere cosa c'è. Forse adesso posso prendere quella chest. Ok, no, qui c'è... è chiusa. Sì, ora per forza posso prenderla questa, no? Ancora no? Vabbè, si fa così. E che cavolo. Una skin? Splendente. Vediamo questa skin splendente. Mi sembra più splendente nell'originale. Cioè, i guanti neri praticamente e la fascia bianca piuttosto che blu. Però mi tengo rosso. Non so come andare qua sopra effettivamente. Ci sarà un passaggio segreto da qui tipo. Andiamo a vedere. Ci sta che sia ancora troppo presto, eh. Eccolo. Passaggino segreto. Ma cos'era quella combo? Scusa, perché non me... perché non mi dicono che esistono queste combo? Cioè, ho premuto... ho premuto quadrato a metà combo e mi ha fatto quell'attacco. Vedete? Cioè... faccio 1, 2, tengo premuto e fa un attacco che non mi hanno mai detto. Se tengo premuto normale fa questo. Invece tengo premuto dopo fa quest'altro. Vabbè. Ok. Va bene, siamo tornati indietro. C'è nient'altro? Sembra di no. Era solo per riscendere, immagino, da qui, esatto. Va bene. Piace sta cosa. Aia. Ma tra l'altro queste combo caricano molto di più le mosse specials. Ok, come si va da lei? Ormai mi tocca per fuoco. Questo lo posso togliere. Che l'abbiamo visualizzo. Ok, elimina ricordo sempre con X. Sì. Ormai mi tocca andare a piedi. Questo da qui non ci si va, quindi mi tocca andare a piedi di là. A parte che qui si torno nelle sewer e finalmente posso anche andare a esplorare. Dai, facciamo così, finiamo di esplorare le fogne. Almeno poi salgo dall'ascensore una volta che arriverò qua. Tra l'altro qui c'è anche un passaggino segreto. Quindi mi faccio sto percorso buio. Vedo quali segretini ci sono. Magari c'è un portamuleto, qualche amuleto, qualche potere speciale.
o insomma qualche ricchezza. E poi vedo se mi riesce ad andare sull'ascensore per tornare su direttamente. Allungo di molto la strada, però almeno mi tolgo un po' di parti oscurate della mappa, cosa che male non mi fa. Tutto qui. Siamo benissimo. Ok, qui ci sarebbe da andare in basso. E non ci posso andare. Mi manca qualcosina. Ok, ecco perché non c'ero andato allora. Mi torna. Maledetti. Vediamo. Madonna, accidenta a me. Queste fogne sono temibili sempre, eh? Quindi io farò probabilmente la strada al contrario, o comunque dovrò tenere uno schianto a terra per... Ecco, anche lì ci sono... Questi bastardi, poi non... Nemmeno si avvelenano loro, quindi sono un po' bastardi infami. Lassù invece chissà cosa c'è. Puoi morire. Cos'è quell'affare sbrilluccicoso? Assorbi. Onda di Atra sbloccata, vento di Sistan. Genera un vortice di Atra che mobilizza i nemici, molto efficace quando Sargon è circondato. La fine della mossa può essere interrotta, attiva per il solo da terra. Ok, ok, vedi che ci eravamo persi un qualcosa di importantissimo. Non è che, cioè, di dubbia utilità, però comunque sì, è importantissimo. Non posso attivare sta cosa, ci sono nemici. Questo ci riporta in alto, ma non mi interessa. Cos'è questo topo? Ah. Ora posso andare a destra, immagino, perché almeno posso tornare indietro. Questa sarà la prima cosa che uno fa quando casca qui dentro, e quindi cerca di tornare indietro da qui. E non vorrei farlo, però mi tocca per forza per sbloccare la strada, quindi lo facciamo, giusto per completezza. Lì in basso non c'è niente rilevante. Oggetto prezioso ottenuto. Damasco azzurro, un materiale raro con una pallida sfumatura di blu, usato come materiale di rinforzo. Buono, buono. Vedete che è stato molto utile fare questa cosa. Bene. E adesso però mi tocca rifare tutta questa strada. Forse è meglio però a questo punto riscendere da qui. Meno male che ci hanno premiato bene, tra virgolette, bene. Ho dato un metallo. Comunque me l'avrebbero dato, ecco. No! Ah, maledetti. Che questa strada non è fatta per essere fatta al contrario.
Ok. Era tutto dritto. Ah, c'è una moneta di Cersei addirittura. Facilissimo, presa. Qui però... qui è un po' un casino, eh? Non lo sapevo io. No, questa strada non è fatta per essere fatta al contrario. Ok, che culo. L'altro alberello. Oh no, ho saltato la strada dove dovevo andare. Eccoci. Sono morto. Gioco video, come va? Tutto bene, tutto bene. Lei? A parte la morte. Oh no, dove sono tornato adesso? Dove sono tornato? Dove ero morto? Qua. Cazzo, è vero. Che palle, ma non c'è nemmeno un viaggio rapido in tutta la sewer. In tutte le cazzo di idrovie non c'è un viaggio rapido. Uffa. Uffa. Vabbè. E allora andiamo alla fucina, va? Sono in grazia di Dio che è finalmente il weekend, ma domani mi tocca fare un altro lavoro. FML. Che vuol dire FML? FML. FML. Forza. Male. No. FML. Fuck my life. Non avevo compreso. Comunque tutto a posto. Anch'io. Lì non ci posso proprio andare, eh? Mi serve il double jump. Sfide, che sfide c'hai? Scatto di Seymour, gomma di Seymour. Ma perché? Non mi va di fare le tue sfide, maledetto. Le sfide sono tutorial praticamente, quindi sfide. Ok, vediamo lei cosa c'ha in vendita. Un portamuleto. Re Jamshid. Emette un suono speciale per indicare la presenza di un fortino nelle vicinanze. Se no, resistenza. Leva diminuzione dei danni ambientali. Ok, che mi interessi molto. Il portamuleto sicuramente è utilissimo. Quindi prendiamo un portamuleto. Com'è sto principino? Carino, dai, carino. Non ha, come dicevo prima, cioè non ha il fascino di Hollow Knight, non è polished quanto lo è Hollow Knight, però comunque sia è un gioco che risulta molto divertente, piacevole da giocare, abbastanza semplice, almeno per ora, non troppo lungo, quindi comunque sono alla terza live e non so a che percentuale di gioco sono, di completamento, ma... insomma, in tre live, quante ore abbiamo giocato? Meno di 10 ore, ecco. Meno di 10 ore siamo a un buon 30%, secondo me. Quindi, insomma, in una trentina di ore uno se lo completa al 100%, quindi non è male. Le cose del negozio costano un po' troppo, secondo me. Secondo me, capito? Vecchia, maledetta. Costano un po' troppo le cose del tuo negozio. Però pozioni di cura extra, cioè, efficacia pozioni più uno. Prendiamo la pozione di cura extra, va. L'efficacia pozioni per ora ha poco senso perché una pozione mi cura quasi del tutto, quindi l'efficacia aspetterei. Tra l'altro adesso una moneta di Cersei e 2500? Pezzente. E un 500 un petalo. Insomma, non si fanno i geo come in Hollow Knight. In 10 ore di gioco in Hollow Knight, se farmi, fai un bordello di geo. Invece qua... E insomma, acquistare consiglio col pene. Mamma mia, ma sì, dai, acquistiamo... Lo faccio per voi! Lo faccio per voi, lo faccio. Cosa stai cercando questa volta? Ho bisogno di entrare nel pit di Eternal Sands. Ho visto l'entrance. The Simorgh has been blocking the way with its talons for thousands of years. It's one of the only places I've never managed to get. There must be a way to break the magic seals with
The powers of the Simorgh's feathers. I've already found a few. No, I know there is one in the most secret of places. Gli archivi sacri. Secret archives. There are some twists and turns. You have to really plus. There is this site. And I did see another feather. Far, far, far away in the forest. You can get there through a secret passage at the summit of the sunken harbor. Raggiungerla con un passaggio segreto in cima al porto sommerso. Allora, quella degli archivi segreti, quindi... Allora, scusate. Iniziamo dal porto sommerso. La piuma sarà qua, immagino. Sarà qui in fondo, ok? Quindi per raggiungerla direi che in cima al porto sommerso io debba venire tipo qua. Perché qua almeno salgo, come diceva lui, e mi riporta alla foresta ercana dove troverò la piuma, il potenziamento. Il problema è che, come vedete, questa mappa è abnorme. Non è così grande, però insomma ci vorrà un bel po' per esplorarla. E questo è il porto sommerso. Mentre gli archi... Questo che cazzo è? Che cos'era sta a fare? Mentre gli archivi... Gli archivi, dove sono gli archivi? Archivi sacri, ecco, gli archivi sacri... personaggio missione, bisogno del tuo aiuto, ok. Gli archivi sacri nascondono una piuma. Ora, gli archivi, devo salire qua, forse? Potevo salire, non potevo salire? Non lo so. Non ricordo. Quindi... Tra l'altro qui, questo pozzo... E nulla, dovrò andare a riesplorare bene gli archivi, mi sa. E vabbè, tutta la parte del porto sommerso anche, eccetera. Va bene bambino mio. Andiamo un attimo però dal fabbro. Andiamo da Kaiva. Vediamo cosa possiamo fabbricare, se possiamo potenziarci un po' le armi, ma non farebbe, direi. Ci abbiamo i soldi per farlo. This ground shuddered. And do you hear the hum? All such as their divine energy. It is more than just power. To find something that glows with a god's Athra is a gift. Ok. Scudo di mitra. Le parate L2 riuscite a creare una piccola bolla temporale che rallenta i nemici al suo interno. Equipaggia gli amuleti presso un albero di Wakua. Ma se anche siamo letti, boh, non riesco a volte a trovare troppa utilità. Ok, possiamo acquistare un Cerse da lei, una punta di Arash, levamento dei danni delle frecce, perenne, no, un amuleto. Leve diminuzione della potenza degli attacchi corpo a corpo in arrivo, ok. Raccogli i cristalli del tempo a distanza, non è che mi interessa molto. Attiva un'area di danno dove si trova il chakram premendo triangolo. Una area di danno dove si trova il chakram. Vabbè. Mentre qua possiamo finalmente potenziare le nostre armi. Levamento dei danni delle spade. Aumento dei danni dell'arco. Faretra di Menorias più 1. Quindi semplicemente una freccia in più, immagino. No, da 10 a 15 frecce, ok. Poi abbiamo Re Dragone più, vabbè, qui possiamo potenziare tutti i nostri amuleti. E questa è un'altra meccanica molto molto figa di questo gioco. Il fatto che possiamo potenziare gli amuleti. Ora, per ora andiamo di potenziamenti armi, dai. Facciamo un più uno alle spade e un più uno all'arco. Anche se l'arco non è molto utile per far danno, ma è molto più situazionale contro alcuni nemici. Però, comunque sia. Ora me ne serve 2 e 2. Compriamo anche questo. Supportiamo 5 frecce in più nella nostra faretra. Ok. Possiamo tra l'altro andare avanti e passare a 20 frecce. Facciamolo. Mm.
Potremmo andare avanti e passare a 25 frecce, ma mi fermerei a 20. Allora, patreggio una volta che un colpo mortale possa quantità moderata solo si genera presso gli alberi di Wak Wak. Bene, quindi come prima. Che differenza fa col Re Dragone? Boh. Segretamente la salute massima, il bonus di salute aggiuntivo può essere generato solo presso gli alberi. Questo è molto utile in realtà. Segretamente i danni degli attacchi corpo a corpo eseguiti in aria, ripristina una buona parte della salute dopo una parata riuscita. Anche questo mi piace. Questa moneta mi piace molto, cioè il fatto di parare e restituirti vita mi intriga molto. Quindi se adesso ripristino una buona parte della salute, fa altro che bene. Quando la salute è al massimo, discreto aumento la potenza di attacco quando la salute è al massimo, anche questo potrebbe essere figo effettivamente. Magoniato, i nemici sconfitti generano un'esplosione di medie dimensioni che infligge danni medi, ecco, questo potrebbe essere figo. Non contro il boss, però. Discreta diminuzione dei danni da avvelenamento subiti. Danza di spade sferra un quinto attacco al termine della combinazione standard. Premi quadrato quando il quarto attacco colpisce il nemico. Onda d'urto. Creando onda d'urto meglio la distruzione dell'ombra cristallizzata del trasporto. E mitra. Vabbè, non potenzierei nient'altro. Cioè, andrei avanti così. Ormai prendiamoci un Serse. Giusto per... E prendiamoci anche questo sigillo di Ectoman, dai. Giusto per avere l'amuleto nell'inventario e non lasciarlo qui nello shop. E va bene, abbiamo fatto un bel po' di shopping. Tra l'altro adesso lei vuole un Serse. Cioè mi vende un Serse e poi vuole un Serse per potenziare l'amuleto. Va bene. Chissà se ci saranno Serse a sufficienza. E chissà qua come faccio ad andare. Ah vabbè. Usciamo. Quindi ora direi che qua sicuramente non ci posso salire. Immagino. O sì. Non so, questa ruota mi ricorda qualcosa, ma sa che non ci sono proprio stato. La foresta. Qui c'è profezia di Montecalf, ogni un po' la rivela un pezzo del destino, già è vero, posso metterci pezzi. Lì c'è il tizio, ha bisogno del tuo aiuto, forse posso andare. E allora andiamo dal tizio, però prima mettiamo un po' di pezzi nel muro delle profezie. Anche se non ha molto senso, visto che tanto li dovrò mettere tutti, quindi... Dai, però. Madonna, ho finito tutte le frecce? E non l'ho ucciso. Nonostante tutti i miei potenziamenti. Con tutte e 20 le frecce non gli ho fatto. Non erano 20, dai. Ok. Ah, questi sono tra l'altro i grab, vedete? Che ti dà i premi. Ok, vabbè, per ora niente. Dai premi in base a quanto murale sbloccate, quindi sono proprio come i grab di Hollow Knight. Proprio identici, spiccicati, madonna lezzo. Ok. Altro sì, si potrebbero farmare questi nemici. Ok. Amuleti, abbiamo amuleti nuovi che possiamo mettere, roba che però non mi interessa troppo. Insomma, più che parte della necessità in altra accumulata, togliamocelo semmai. Vediamo se incastriamo un amuleto da due. Questo, quando la salute è al massimo, potrebbe essere figo. Raccoglie i cristalli del tempo a distanza, crea una piccola onda d'urto alla distruzione dell'ombra cristallare del teletrasporto, agonia atroce, nemici sconfitti, scendono la cosa, bla bla bla. Comunque no, abbiamo potenziato l'amuleto che ci cura alla parata, e dovremmo averlo. Esatto, questo qui è il più uno. Sfera un quarto attacco al termine della combinazione di combinazione standard, boh, proviamolo.
Proviamo il quarto attacco. Ah. Solo che, devo essere bravo a premere, non lo fai in automatico. Devo fare pam pam pam. Ah. Pam pam pam. Uffa. Pam pam pam. Io non lo fa più. Pam pam pam. Aia. Pam pam pam. Mi sa che devo colpire qualcosa per farglielo fare. Sì, mi sa che devo colpire qualcosa. Non... vediamo se spammando funziona, ma insomma, adesso lo proviamo, contro qualche nemico. Però andiamo. Ora, siccome sì, vabbè, c'è la missione secondaria lì in basso che potremo andare a vedere. Però mi hanno detto che agli archivi c'è un'altra piuma, cosa che io però non ho visto. Mentre qua il porto sommerso mi sembra che mi dia più possibilità di continuare il viaggio. Qui mi dà un po' fastidio andare a giro a caso agli archivi e esplorare. Vediamo però magari con questo nuovo potere che possiamo teletrasportarci a destra e a manca. Teletrasportarci no, ma possiamo comunque tornare a un luogo prestabilito. Vediamo se con questo potere possiamo effettivamente andare a giro. Andiamo prima dal tizio della missione, anche se è molto lontana, questa cosa mi dà molto fastidio. Madonna. Quanto male mi fa il fuoco esattamente, cioè mi ha tolto 3 barre il fuoco. Ma sto cazzo di... mi hanno fastidio queste cose, queste scale. Il cercaluna. Dove sei? Non ci sei più. Va bene. E quindi? Si è rotta la missione? Perché non c'è più il cercaluna? Vabbè. Ok, vediamo se riusciamo a tornare in alto. Posso proprio tornare in alto, sì. Qui a destra non mi serviva niente, abbiamo già esplorato tutto. Quindi meglio andare in alto, poi lì, fare queste parti buie e vedere se possiamo salire. Se no, non so proprio dove andare. Magari non è queste parti buie. Andiamo all'alberello? Manna, mi fa fatica. Ecco, infatti qua avevamo già esplorato un po'. In alto. Ciò che è celato può essere scorto dall'astuto, dall'accorto. Ah già, qui ci posso andare adesso effettivamente. Prima ero bloccato. Adesso posso mettere l'ombra qui. Andare là. Vietto fissato da una roccia a forma di occhio. Il carceriere è cieco, la preveggenza è la chiave. Il carceriere è cieco. Il tempio della conoscenza. Ok, qui possiamo andare sia su che giù. Possiamo anche salire sopra l'ascensore. E possiamo andare anche sotto, volendo. Andiamo prima sotto. Tra l'altro qui c'è la shortcut. Una, mille e una. Contare le notti è inutile. È utile? È inutile. Che praticamente c'è la shortcut che ci ridà l'albero, quindi buono. Beh,
Adesso andiamo in alto. Il tempio della conoscenza. Una linea retta rende il viaggio banale. Percorri la via meno battuta. Il tempio della conoscenza, eh? Va bene che forse ai tempi della Persia medievale queste perle di saggezza, questi antichi detti cinesi, potevano essere illuminanti. Allora. Tra l'altro muro, il lupo perde il pelo ma non il vizio. E cos'è questa tridimensionalità nello sfondo? Il 2.5D in tutto il suo splendore. Ecco, ecco. Meglio de... Lo sapevi che di adesso? Eh sì. Mi piace. Avrei preferito, appunto, come ho detto in altre live, che ci fossero stati più giochi tridimensionali. Capito? Un po' come era Hercules ai tempi di PlayStation 2, che potevi andare... No, PlayStation 1. PlayStation 1, che potevi andare nello sfondo, anche nell'altra dimensione, e girare. Oppure c'erano parti in cui ruotavi intorno a un asse circolare e si creavano questi giochi, appunto, no? Di tridimensionalità, che era sempre 2D, però sembrava molto più tridimensionale. Ma invece è tutto molto piano, cioè ci si muove sempre soltanto orizzontalmente nello schermo. Anche se effettivamente le ambientazioni sono molto tridimensionali, e questo fa un po' di... Cioè, perché non mi hanno messo una freccia qui in alto per andare in su? Io andavo in su e c'era un tesorino, esploravo un'altra cosa, capito? Deve essere un'idea. Ok, qui non ci posso andare. Sono proprio bloccato da questi muri maledetti. Quindi continuiamo per la strada. Sicuramente ci sarà adesso il modo di sbloccare questo potere. Che mi servono per forza ste campanelle a me per attivare sti cosi. Ok, dovevo prima saltare, però chi lo sapeva. E dai, però... Ecco, vedete che queste trappole erano molto fighe. Aia. Ah, sbloccati. Madonna. Uffa. Ok. È andato. Sapevo io che c'era. Ok. Ok, fica questa cosa. Entri dentro un passaggio segreto e poi cercano di ucciderti subito. Carino. Uff. Ok. Alla faccia degli archivi della conoscenza, eh? Gli archivi del tentato omicidio sono questi. Ah, lì in basso c'era qualcos'altro. Queste ombrine. Ho finito? Ma, scusate, ma questo tutto questo per questo muro di spine? Quindi nulla.
Va a tornare indietro. Creare e resistere. Okay. Oh. Oh. Ah, tutte le volte che... Non capisco come funzionano sti cosi. Questi cosi hanno un'anima propria. Ah, ma guarda te. Cioè, vado a destra. Se vado a destra, vado a sinistra. Ma cazzo. Cioè, praticamente devo restare nella direzione in cui vado per non farli cambiare. Okay. Ok. Compri. Che sono sti affari? Oh, aia. Cosa mi ha ucciso? Oh no, dove cazzo era l'albero ora? Oh, che palle, devo fare veramente tutto questo? C'ho voglia. A volte ti mettono alberi ovunque. Altre volte, porca puttana. Vada lì. Devo sbloccare prima che l'albero, forse. No, non devo fare questo. Devo andare in alto. Posso andare in alto? No, sì. Ok, era tutto sinistra, tanto lì in basso non ci possiamo andare. Schiviamo tutto. Oh no. In basso non riesco a capire se c'è qualcosa di nascosto o meno. Ho fatto gli affari tuoi. Ok, lì a destra non c'era nulla. Andiamo a sbloccare prima l'albrello, va. E almeno se moriamo. Dai, però. Siete dei maledetti. Adesso rinasco qua. È un pochino meglio, effettivamente. Adesso recuperare l'arte della diplomazia e molti fasori di vendere alleati commerciali. Direi va bene che alcuni non sarebbero mai potuti fidare. Per pace di bene il suo popolo, la città finì per abbassare la guardia. Ok. Se colpisce posso spammare. Questo è molto, come si chiama? Come si chiama quel gioco della morte? Mi viene in mente. Amore, te lo ricordi? Perché la memoria è così corta? Ah, oh, materiale di potenziamento, male non fa. Il gioco della morte roguelike.
Ho detto qualcosa. Have a nice day. Cazzo. Ora qui. Dove andare? Sotto o sopra? Boh, andiamo prima a sinistra. Un altro collezionabile, ma va bene. Ma quindi tutta sta ambaradam figo grafico per un collezionabile. Potevano metterci una piuma lì. Mi sa che sei immortale, tipo. Sei immortale a sto punto. C'è una tizia che canta. Ah, questa tizia che gli dà l'immortalità a questi maledetti. Posso andare solo giù? O posso continuare ad andare giù? E per forza, perché... Un'altra collezionabile, va bene. Thank you. Figa quest'area. Cavolo, fai te balli. Che balla. Oddio. Diamo un taglio a questa lagna. Madonna, guarda che si danno fuoco da soli. E quindi quando li tocchi... Oh shit. Dai, che ti ho perriato perfetto. Maledetto. Cosa è successo esattamente? No, ok, perfetto. Quando partono le cutscene speciali. Che abbiamo fatto tutto. Mi spaventa molto quest'area perché avendo poca vita... Ok, posso romperlo da di là. Ma sotto ci posso andare. Vedi, cioè, posso andare ovunque, anche sotto. Andiamo prima sotto. Un po' a caso vado. Anche qui c'è... Faccio io qua a scappare.
qua non ci posso proprio andare, però. Infatti ho fatto tutto sto giro per nulla. Quella non penso di poterci andare. Andiamo in alto prima. Parte non è facile, eh? Questi nemici immortali e le tizie che cantano danno molto fastidio. Oh, che palle. Devo veramente fare tutta questa strada adesso. Ritornare a sinistra e fare tutto. Fatica. Ha fatto impazzire un po' il gioco. Perché sbaglio? Che meno male. Almeno le tizie che cantano non ci sono. E anche le shortcut sono aperte, per fortuna. Lo ballava comunque, però. Ok, che abbiamo visto che non ci interessa. No, ho sbagliato. Maledetti. Che cazzo sono finito? Potevo fare anche così, effettivamente. Non ha molto senso. Okay, questa è l'unica strada, quindi per forza di cose qui devo continuare, però... Oddio, però... Non l'avevo mica vista prima sta cosa io. Ok. Non c'era nulla. No, a posto. Forse lì c'è un passaggio segreto? C'è un passaggio segreto. Vabbè, lo facciamo dopo. Che bello poi. Abbiamo proprio un cazzottone. E via. Tasca. Non muori dalle trappole, non rompi troppo le palle. Ok. Vale. Segretuccio. Ah, minchia. Qui devo riuscire a prendere la moneta senza essere schiacciato da queste cose. Fatto. No, fortissimi. Ok, quindi adesso posso andare di là? Non penso proprio, però. Come faccio ad andare di là? Va bene che ho ucciso... Ho ucciso la tizia, ma questo non vuol dire che io possa continuare per quella strada che prima era bloccata. Ok.
No. Uffa. Molto smart questa cosa, mi piace. Solo che anche qua, cioè, posso metterlo qua, fare così. Però vedete che, ok, 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 figo, bello. È che anche qui è uguale. No, ho sbagliato tasto. Rimettitelo. Fai così, poi vai qua, qua e così. Bello, mi piace questo uso delle meccaniche arco più tornare indietro, sbloccarti le strade, molto figo. Molto molto figo. Ora qui, dove cavolo si va? Non andare in basso prima? Che? No, ho scazzato tutto. No, comunque posso risalire, sì. Perfetto. Mi date le frecce, io le prendo. Bene, bene. Dettaglini. Ah, boh. Di roba. Ok, meno male strada chiusa. Con il tesorino a posto. E si può fare qua a destra. No. C'è una campana che mi sblocca la via. Ok, no, che culo. Ok, mamma mia, l'ho presa la moneta, vero? Cioè, me l'hanno data, non ho colpito niente. Penso di sì. Uno di sei? Ci sta. Ci sta. Certo che ogni area c'ha un sacco di segreti. E sei monete di Cersei soltanto in questa area? Tre, abbiamo preso 3 su 11 così segreti. 4 su... Non so cosa sono quegli affari. Non mi dice. Però insomma... Cioè... Eppure abbiamo esplorato tutto per ora, quello che si poteva esplorare, ma a quanto pare manca ancora un sacco di roba in più. Tipo queste 3 stanze, questa strada e vabbè, altra roba. Insomma, le aree sono belle grosse in questo gioco. Finalmente abbiamo sbloccato una bella shortcut. Adesso possiamo entrare in quella porta fighissima. Ancora no. Abbiamo un enigma da dover fare. Ok, va bene. Sono 4 porte. Capisco. Capisco. Cioè, sti 2-3 secondi. Ah. Ah, ok.
Beh, molto semplice in realtà, solo che non avevo capito. Perché adesso c'è la prima parte. E adesso tra l'altro... Ora lui va di là. Ah, cazzo però. Adesso l'ho fatto entrambi, no? Uno va di là. No, perché... Ok, va bene, va bene, va bene. Quindi il primo è giusto che faccia questo e basta. Per tutto il tempo. Il secondo invece è giusto che faccia quest'altro. Il terzo adesso può andare. Ok. Ok, va bene, 4 stanze da fare. Adesso ne abbiamo la scelta tra due. Andiamo qui sopra prima. E ora c'è da capire che cazzo devo fare però. È soltanto una prova di velocità questa. Ah, devo farlo più volte perché soltanto la piattaforma mi apre la strada. Ok. Ho sbagliato tutto. Ma non ci arrivo mai in questo poco tempo lì. Ah, ho sbagliato. Ma comunque sì, è poco. È precisissimo. Che cazzo però. Posso barare? Posso barare. Ok. Quindi tu stai sempre qua. Perfetto. Mentre tu vai alla meta. Appena si libera la strada, perfetto. Ok, c'era da usare la l'ombra. Se no, effettivamente era proprio... Ah, e poi comunque sarebbe finito il tempo appena io cliccavo il tasto, quindi devo essere proprio preciso, preciso, preciso. Ok. Andiamo di qua. Ok, anche qui... Allora, questo cosa fa? Mi tiene un muro. Ok. Quell'altro mi terrà l'altro muro, immagino. Quindi prima di tutto devo... Uno che mi tiene il muro. Il secondo a questo punto può saltare sul muro, saltare là e tenermi l'altro muro. Il terzo può fare uno, due e andare là, immagino. Anche se quella lì non sarà aperta. Ah boh, proviamoci. Quindi il primo a questo. Per sempre, praticamente. Ce lo tengo qua per sempre. Così ho questo muro sempre al seto. Ok. Il secondo, invece, grazie a questo muro, può tenermi questo sempre alzato. Ok. Il terzo, invece, mi fa il percorsino. Uno va lì. Uno va qua. Ah, però cioè, qui c'è un problema. Che non ci si fa perché uno deve tenere premuto. Quindi il primo mi deve fare questo per un po'. Però poi si deve anche sganciare e premermi questo tasto. Ok, mi piace. Il secondo... Invece deve aspettare che quello si alza, andare qua e questo può starci qui per sempre praticamente. Ok. Il terzo può fare il percorso però a tempo. Quindi questo. Questo
Ah! Ok, perfetto, meno male. Buono. Carini questi intrighi. Questi giochini così mi piacciono sempre. Tutte queste mini sfide. E qua? Qua è meglio studiarsi il percorso in anticipo, forse? Allora, cosa c'è da fare in questo percorso? Allora, questa... Ok, uno serve qua per aprire sta cosa. E per salire in cima. Qua non c'è nient'altro da fare, quindi uno per forza qua. E via via andiamo avanti così, direi. Ok, qui. Uno viene qua e lascia questa porta aperta all'infinito, perché tanto è l'unica cosa da fare. Ok. Torniamo indietro. Il secondo può venire qui in alto e interagire con questa cosa. Ah, ok, quindi deve chiudere anche la porta, mi sa. Il terzo, vediamo cosa può... È che ci serve comunque, vedi, il passaggio qua. Oddio, forse il terzo può farcela. No, non può farcela mai. Ci serve comunque... come si fa? Questo è bastardo, però. Che il primo può venire qua e fare questo. Però poi lasciarlo... Ma se lo lascia comunque non... questo per forza deve andare a tirare quella cosa lì. E... dovrei lasciare tipo un'ombra o qualcosa del genere. Terzo invece... C'ha questo... per poco. E comunque devo sfruttare meglio il tempo. Questa non è facile. Allora te tieni aperto questo. Dai il tempo a lui di fare le sue cose. Poi esci. Poi metti. E basta, stai così. Tu invece devi andare per forza di cosa a tirare la leva. Ho rotto il gioco. Ah, dovevo lasciare l'ombra? Mi sa. Uffa, che palle. Mentre tu... Oh, no, cazzo! Se lo faccio bene a tempo, posso in teoria... rompere tutto. E poi tra l'altro qui avevo rotto il gioco prima. Boh, diamoci più possibilità. Che cazzo ho fatto? Perché sono così demente? Annulliamolo. Ok. Questo. Dio, però sono fava anch'io. Non mi do il tempo di andare. Quindi vabbè, un pochino. Questo devo andare qua, starci un pochino. Così mi consente di elaborare il fatto. Puoi fare così, posso fare così. Poi magari posso fare così. E lo tengo così. Ok. Secondo, per forza di cose... Devo aspettare che qui si apra la cosa. Ok.
e può stare praticamente fermo. Il terzo invece non ce l'ho. Questo non ce l'ho proprio. Perché poi andare sopra mi è chiaro. Solo andare dalla parte destra non mi è chiaro. L'ho rovinato tutto con quel saltino. Questa. Oh, dai, ce l'avevo fatta, mamma. Completamente a culo. Però ce l'avevo fatta. Buono, buono. Ok. Solo di timing l'ho fatto. Sicuramente c'era un modo più intelligente di farlo. Invece sono fatto pum pum per poter scattare di là e riavere il coso sotto i piedi. Ok. Di ricevere la piuma, no? Anche se ci sarà una sfida come minimo. Grazie per il follow alematico. Preveggenza permette a Sargon di entrare in una dimensione parallela facendo apparire e scomparire certi elementi. Premi R per cambiare dimensione, premi di nuovo R3 per tornare alla dimensione iniziale. Ok. Ok, va bene, quindi adesso possiamo praticamente... Ok. Adesso possiamo praticamente andare un po' dove cavolo ci pare e piace. Qui in basso abbiamo visto Luca che non c'è niente, quindi non rompere tutto. Ok, adesso possiamo veramente andare dove ci pare. Buono, almeno questi muri non ci bloccano più. Con chi ce l'hai? Con chi ce l'hai esattamente? Cioè praticamente morire, esatto. Andiamoci. Cristallini. Un alberello. Certo, ancora dovete dirmi perché lo fai sempre nella direzione opposta di dove è l'albero. Avete ragione. Avete completamente ragione. È un... Allora. Bene. Quindi qua in alto però non ci posso ancora andare. Mi manca ancora doppio salto, eh? Vediamo però se... No.
Ora le cose diventano ancora più difficili. Ah, minchia. Minchia, qua quanto è elaborata questa cosa. Allora, qui si va in basso. Si potrebbe andare anche subito in alto, direi, facendo un saltone laggiù, se posso. No, direi che comunque mi serve il doppio salto. Quindi qua così si piazza questo, si ritorna in alto e si va di là. Qua abbiamo visto che è un po'... Ah, è un po' irreale andare là. Perché potrei effettivamente, ma non ci arrivo proprio con... Boh, proviamoci. Ce l'abbiamo fatta. Subito. Facchiamo tutti. Aia. Sì. Dammi più colpi la prossima volta. Ah, shit. Ok. Sono riuscito a venire qui in alto, ma... Trovare i celesti Trasheter, Venant, Satevis e Aftorang e Gino vegliano sulla terra e sul cielo. Solo loro possono leggere il destino del mondo che è scritto nelle stelle. Io non so se dovevo fare sta cosa. Se ho fatto bene. No! Beh, sta parte è bastarda, eh. Però non sono abituato a premere. Sono abituato a premere R3 quando faccio roba. Non è facile premere R3 per muoversi da un posto all'altro. Qui ci sono più strade. E dove sto andando esattamente? Lì a destra poi c'era una strada, qui in basso c'era una strada. Sto andando completamente a caso. E poi più che vado avanti più che c'è sfide in questo posto, più che diventa difficile. C'è nulla. Qua. A che serve tutto questo? Forse devo completare tutto. Mi sembra irrealistico però. Nella posso farle... No. Sarebbe stato troppo facile se potevo farne due contemporaneamente di file. No, mi sembra proprio realistico, anche perché non posso... cioè, non faccio in tempo a fare il giro. Prendiamo l'alberello. Ok. Un viaggio rapido, buono. Ok.
prego. Va bene, dobbiamo uccidere questo bastardo. Non la leggerò mai, leggetela voi se vi interessa. Tutto. Tanto dovete soltanto stoppare il video. O la live, volendo. A battere quel maledetto. No, prima di tutto gli arcieri. Tra l'altro. Ci lascia. Dai, però, ho capito. I perri non mi piacciono comunque. A volte li prende, a volte no. Eravamo andati benissimo. Va, maledetto. Ah già, ora posso picchiarti. Oh no. Ah, che palle, sbaglio sempre, oh. È tosta sta sfida. Ci sono tre fasi. Penso che la terza sia l'ultima, però. Dobbiamo stare concentrati. Ah, Madonna, ma vado a prendermi. Siamo morti subito. Sono bastardi, perché poi... attacchi rossi, attacchi gialli, attacchi presa, ci sono gli arcieri sopra che ti picchiano e poi dopo ci sono nemici ancora più tosti, ti dà fastidio. Se inizia con questo attacco, guarda. Ecco, vedi lui che sta facendo un attacco nel mente. Guarda, guardalo. Maledetto.
Aia. Oh, è andata. Abbiamo preso la chiave del sapere sacro. Ok, adesso possiamo andare dove ci pare. Ah, forse questa è la soluzione al gioco di prima. Quindi devo fare tipo così. Devo aprire quelle lì e basta. Il gioco mi sta laggando. Archivi sacri. Quindi adesso possiamo andare dove ci pare piace in questi archivi. Ok. Quindi anche lì possiamo aprire tutte le porte. Vabbè, continuiamo a esplorare qua. Cosa c'è? Sì, il gioco mi sta andando un po' a scattini dopo l'ultima boss fight. Forse si sistemerà caricando un po' di aree diverse. Wait. Oh. You're still like a stone skipping across the water. I know. The world keeps changing around me. What's happened to you? Where's your father? He was... I hear my father's voice, but it fades. Help! It pulls at me again! Help me! Focus. Be calm. Don't let it take control of you. Help! Just remember... Ok. Ok, che c'è un altro viaggio rapido. Cosa poco sensata, ma... Ehi, non si butta via niente. Quindi, allora, esploriamo un po'. Andiamo lì in alto, se posso. Shit. Devo per forza. Oh no, sbagliato un'altra volta. Vai in alto. A parte che dovevo andare anche in basso, però prima voglio andare in alto. Quindi, facciamo così. Ora lo richiamiamo, che poi comunque bastava salirci sopra in questo modo. No, non so che. Anche qua mi serve una sorta di doppio salto. Doppio salto che a questo punto penso di trovare i giardini. Cazzo. Bastardi sti nemici, eh? È rimasta l'esplosione. Come prendo quegli affari? Così. Semplicemente con l'arco. Ok, andiamo giù. Qui c'è, a metà c'era un po' di roba. Andiamo a vedere un po'. Collezionabile, buono. Lettera amatissima madre, non più madre. Comunque, come prima, si fa così. Ok. Ah, ora mi dai la mappa. Cioè, tutta sta fatica. Ora mi dai la mappa. Pezzente sto bambino. Ok, infatti qua non ci possiamo andare. Si può andare soltanto dall'alto e quindi penso da un'altra parte proprio. Qua forse ci possiamo andare, anche se mi pareva più un doppio salto quello. Ora siamo qua. Qui possiamo andare a esplorare questi luoghi nascosti. E il fatto è che, sì, vabbè, possiamo comunque andare nella prigione. Non c'è bisogno di che ci catturi nessuno perché comunque abbiamo la chiave per entrare. L'unica cosa, volevo anche andare a esplorare quell'altro luoghetto nascosto qua. Quindi però per questo dovrei tornare indietro. E non è che c'è un viaggio rapido molto comodo. Ecco, per esempio qua potevano metterci un viaggio rapido, visto che siamo tutta a sinistra.
Invece no, invece sono maledetti, mi hanno messo un viaggio rapido qua, un viaggio rapido qua e poi subito un viaggio rapido qua, che non ha per niente senso. Però vabbè. Bevi, hai ragione, che ho la gola secca, non ce la faccio più. Comunque, 2 ore e mezzo di là e facciamo l'ultima mezz'oretta. Finiamo di esplorare questa zona, vediamo un po' le parti grigie. Cerco anche di andare laggiù. E poi nulla, c'è da andare a esplorare via via. Hola, hola, Strange. Da andare a esplorare via via. Ah, fatica. Abbastanza fatica. Wii. Ok, qui c'è un alberello. Tac. Aia. Sono pericolosissimi sti affari. Meno male che c'è l'albero che ci cura. Perché senso ha mettere i nemici sull'albero, cioè. Siete dei maledetti bastardi. Qua a destra, eh? Certo, vorrei provare anche a cadere lì sotto, ma forse non ci posso andare perché mi serviva un potere particolare per cadere. Quindi prima andiamo a esplorare qua, vai. Vediamo un po' cosa c'è. Bene, bene, stiamo esplorando, stiamo andando a giro. Ottimo. Questa che serve esattamente? Ma che mi serve? Adesso non mi serve più a niente. In basso. No! Ok, semplicemente soldi. Sono dei maledetti, eh? Ok, sono morto là. Che è successo? Ci sono dei nemici che stanno nell'altra dimensione. Quindi quando switch nell'altra dimensione, a volte compaiono sti nemici e ti seccano subito. Eccoli là, vedi? Infatti devo farli schiantare su qualcosa solitamente. Ma qui non mi ricordo come. Com'è? Qui si torna indietro. Ma qui non c'è proprio niente, non c'è un tesorino, non c'è nulla, cioè. Ho fatto tutto il percorso per niente. Perché il tesoro l'ho preso lì in alto. Qui c'era soltanto da fare sta roba. Quindi ok, si può andare via. Come guacamele. Non mi ricordo. Queste cose se faccio così spariscono, sì. Ok. Mi piace questa cosa di premere R3 perché c'è bisogno di velocità di esecuzione. Però insomma non è per niente facile. Infatti mi sono scordato di premerlo. Come faccio ad andare lì? Cioè, devo essere velocissimo lì. Devo fare XR2 R3 R3 appena passato e poi XX. Quindi XR. Porca. Quindi possiamo partire anche da qua, però effettivamente è più facile. Solo io che sono fava. Ok, aia. Ok, più facile di solito partire di qua, esatto. Qui. Ok, un'altra volta. Ok. Passaggio segreto e un po' di soldini. In basso. Lì a sinistra non c'è niente. Ok, si può continuare. Non voglio morire però, curiamoci. Ok.
Che poi mi hanno dato poco comunque. Cioè, mi hanno colpito comunque questi bastardi. No. Ha deciso, il principe deve morire. Che cazzo. Ok, quindi tutta questa fatica per prenderci una profezia. Ottimo, ottimo, cioè, ottimo, insomma, mica tanto, però. Però devo tornare indietro, più che altro. Ora, qui in basso... Forse qui nell'angolino, ma mi fa anche molta fatica andare in quell'angolino soltanto per vedere se c'è qualcosa. Qua direi che abbiamo esplorato tutto. Qua non mi sembrava di poterci andare perché mi serve un doppio salto. Qua in realtà ci potevo andare e sicuramente ci sarà anche un premietto interessante. Però la strada per arrivarci è tortuosa. E io non ho un posto vicino dove andare a teletrasportarmi, quindi andrei per ora alle prigioni. Buono. Quindi prigioni, sì, forse mi merita fare qui, se non mi ricordo molto. Sì, più o meno. Forse questa strada è molto più dritta. Esatto, ci sono solo questi stronzi da evitare. Ok. Tutte queste mappe, prima di ricordarmele, ci metterò un po'. Si va di là, aia. Questo posto è proprio il mio odioso per ora. Il posto odioso. Oh, aspetta, qui c'è una luna. No, oh, c'era già stato però. Esatto, forse si è teletrasportato da un'altra parte. Buono, andiamo in galera. Siamo maledetti. Buono, quindi adesso possiamo andare a aprire un po' di porte in prigione. Oh. È molto utile, il quarto attacco, devo dire. Andiamo qui perché eravamo bloccati, esatto. Oh! Ah, ti dicevo, guarda se ho la chiave. Città bassa. Oh no. Mi rientrare. Questa parte è simile al Prince of Persia iniziale. Ci sta. Non lo sapevo io. Eri uno di quelli maledetti. Non è che ricordi molto dei Prince of Persia. Cioè proprio un po' di ambientazioni, sì, ma alla fine. Cioè, tutto questo per sbloccare un albero, scusami. Ma e quindi a che cazzo mi è servito arrivare qua per sbloccare un albero? Questo gioco lo odio a volte.
Cioè, è come dire, prendi, sconfiggi il boss per prendere una chiave per esplorare un posto che ti sblocca un falò. Cioè, non ha per niente senso. Non ha proprio per niente senso. Boh. Questo è l'inizio perché ero piccolissimo e morivo sempre all'inizio. Ok. ma tu sei un ciccione maledetto. Aia. No, no. Ok, questa parte non fa rapide. Aia, non sapevo che c'era questa. Aia, un'altra volta. Ok. Aia. Uffa, volevo parare. Ok, meno male. Ah, questo sì che è utile. Questo è utile. La cavolo di maschera. Anche se è un frammento di maschera, insomma. Che non mi ricordo mai come si chiamano. I frammenti di Soma. Del genere. Vi odio voi. Perché per ammazzarvi ci vuole una vita. E adesso si è incastrato, quindi l'ho ammazzato subito. Ok. Collezionabile, va bene. Leggete voi se avete voglia. E qua. Non potevo rompere sti muri. Forse da di là, per uno spazio di qua. Eh no, per forza di cose devo... cioè... per forza di cose... non posso saltare col colpo caricato. Perché qua dovrei fare il colpo caricato per rompere il muro. Però non posso farlo proprio il colpo caricato, perché appena cerco di colpirlo, lui mi... mi butta indietro. Quindi boh. Va bene che per quei pochi spiccioli che c'è lì dentro non ne vale nemmeno la pena. Petalo c'era scritto. Petalo. Ah! Ma sì, ok, ho capito. Calmo. Calmo, per favore. Eh certo, attraverso la porta così perché sì, eh. Ok, devo andare a battere quel coso maledetto in alto. Qui no. Ma qui però. Madonna. Odio ste cose. In alto non c'è. Che palle che fai. Forse è un posto segreto o qualcosa. Ok, calmo. Vuole calma e sangue freddo contro questi nemici. Aia. Capito, però siete un po' troppi. Siete un po' troppi. Allora. Fate che ti colpiscono tutti. Poi mi ha seguito anche l'ombra di prima, capito? Non poteva farsi i cavoli suoi. Ora dobbiamo cercare di ucciderlo. Adesso manca il comparso. Ecco, adesso è comparso così. Ma cazzo.
Posso curarmi? Sono maledetto. Dove sei finito? Dove sei finito? Perché non posso curarmi? È entrato dentro di me? Certo. Prima o poi ce la facciamo. Se lo fa solo dover rifare sempre la strada. Ok, va bene, urla. No, sbagliato. Pensavo facesse l'attacco e potessi perriare. E invece no, mi ha ritolto tutta la vita comunque. Mi sembrava un buon parry quello. Dai, che forse ci dà un amuleto figo. Il nostro Sargon rosso. Prego, non... Dai, che palle però. Va bene, questo attacco imparabile. Meno male che hai deciso di fare questo. Ok. No. Buono, la presa evitata. Questo era perfetto. Ma va bene, uguale. Ok, adesso che abbiamo più vita, forse, che ci possiamo curare, forse le cose migliorano. Ok, abbiamo ucciso uno che poteva darci fastidio. Tu, Suka. Buono. Un po' di vita che l'abbiamo sicuramente tolta. Che fai? Ti curi? Ok, no. Aia. No. Che culo. Una moneta di Serse. Insegne di Persepoli, in realtà. Mi ha donato una moneta di Serse, ma non è proprio una moneta di Serse. Però c'era un avversario politico della corona e capo di un gruppo di contrasto con Tomiris, che tuttavia riuscì a spingerlo a unirsi agli uomini di Ardashir per sorvegliarlo costantemente. Ok, e Gino. Nessuno sente le mie grida, resto solo io qui. Rumori strani, la città è stregata. Ok, dai. Sono contento, a parte per questo coso qua e anche per quest'altro coso qua, che non so se effettivamente posso raggiungere. Qui sicuramente non ci posso andare, quindi rimangono soltanto queste due viuzze praticamente. Queste due qua. C'è un teletrasporto vicino, quindi aspetterei di raggiungere un posto di velocità, insomma viaggio rapido, per andare qua e poi esplorare queste due aree in un secondo momento. Però direi che ormai lo facciamo la prossima volta. Ora chiudo questa stradina, giusto per, e poi vi saluto. Okay. Sono abbastanza stanco, tra l'altro. Vorrei sfruttare un po' questo sabato per riposarmi un attimino, visto che ci sono. Non che videogiocare sia faticoso e non sia una forma di riposo, però insomma... Giocare a Prince of Persia The Lost Crown non è nemmeno così leggero, ecco. Frammenti di memoria. Sono gocce di memoria.
Aumenta il numero di frammenti di memoria. Ricordati di fissare spesso delle immagini dei luoghi che visiti per raggiungerli alla mappa e ritornare più tardi. Riposare gli occhi, esatto. Cosa che non faccio mai, purtroppo. E adesso è ancora sempre più difficile. Ti punta a stare sempre troppo davanti a uno schermo, insomma. Vorrei un pochino rilassarmi. Cosa sei tu? Sei buono o sei cattivo? Ah! Sei cattivo. Sei cattivissimo. Ma non c'erano prima si apparati. Sì, vabbè, ho capito. Dove siamo? In Palworld? Dove siamo in Palworld? Occhiali, metti gli occhiali. Cioè, non c'erano quegli uccellacci prima. Che lei con le lenti blu per stare al PC. No, ma non è un fatto di stare al PC. È proprio il fatto di stare davanti allo schermo. Vogliate anche con il filtro per le luci blu. Non è quello che mi dà fastidio. Proprio il fatto di guardare uno schermo tutti i giorni, tutto l'anno. Ti fa diventare cieco. Cosa che vorrei evitare. Questi uccellacci sono incredibilmente forti. E anche questo stronzo a quanto pare. Guarda, ci voglio provare. Ah! Quella era una presa. Finenti a te. No. Mannaggia. È che mi diventa difficile prenderlo sto stronzo. Vieni. Ok. Servirebbe l'attacco quell'altro. Vuoi morire? Sì, vabbè, certo. E certo! Al culo. Sì, resettiamo sempre l'area. Basta. Addio. Hi, Sargon. Lend me your Eye of the Wanderer. Perché dovrei mai comprare la mappa di quest'area? Via Reale Antica. Quindi c'è soltanto sto coso nuovo. Va bene. Ah. Tornate all'inizio del gioco. Adesso posso andare qui? Ecco, qui sicuramente. No? No. Ma quindi ancora comunque non posso andare di là. Almeno se faccio così. No. E quindi quale cazzo era la soluzione per questo? Un esplosivo? Beh. Vabbè, poi lo scopriremo. Comunque, dai, la situazione mi sembra buona. In meno di 10 ore di gioco abbiamo visto abbastanza. Ora, il prossimo obiettivo principale sarà sicuramente andare a esplorare il porto sommerso. Però dovremmo scendere dalla foresta Irkana, immagino. Quindi scendere qui, dove c'è questa porta. E poi fare tutta la parte alta per arrivare qua e sbloccare un quarto potere, immagino, da questa parte. Sicuramente per fare questo dovremo andare un po' ovunque, esplorare tutto questo porto, sperare di poterlo fare, ma adesso abbiamo il teletrasporto. Cioè, insomma,
la possibilità di tornare a una posizione precedente, abbiamo la possibilità di switchare tra una dimensione e l'altra per sbloccarci vie, quindi direi che non dovrebbe ostacolarci niente, a parte la possibilità di fare un eventuale doppio salto in futuro. Cosa che mi manca molto, cioè questo gioco con il doppio salto effettivamente sarebbe molto molto più semplice navigare sia nella mappa sia per combattere alcuni nemici, come avete visto, no? Questi uccelli maledetti che insomma sono abbastanza fastidiosi. Via Reale Antica, tra l'altro questo pezzettino di mappa ci ha sbloccato, quindi forse potrei andare qua. Sarebbe figo vedere se si può tornare indietro, effettivamente. Scansare tutti quegli uccellacci e tornare indietro. Anche se immagino che finisca qui, la Via Reale Antica. E nulla, per ora direi che possiamo essere soddisfatti, insomma. Io vi saluto, vi auguro un buon weekend a tutti e niente, come sempre vi ricordo che queste live le ritrovate anche su YouTube quando mi ricorderò di ricaricarle, cosa che faccio adesso volendo, e niente, ci vediamo alla prossima. Ciao ciao.